Qui con Caro e Anita Gehrig, due sorelle della Svizzera che vanno gemelle, in effetti, cioè, sono proprio un babbo a non riconoscere che sono gemelle. Comunque ci hanno manetta tutte e due di brutto. Lei ha vinto per esempio la Super Enduro di Madesimo, anche quella dell'anno scorso. E tu cosa avevi vinto? Cosa hai vinto? Super Mountain a Scopello. Quindi due che viaggiano. So, let's go to the question. I think as we began with downhill riding, mostly we had to change our training because enduro is way more physical, so we had to work on our physical strength a lot. Perfetto, quello che ha detto è che venendo dalla downhill, per l'enduro hanno dovuto cambiare tantissimo il modo, loro modo di allenarsi per essere più complete. Do you want to say something more? Yeah, I think like the fitness part is huge in enduro, so we had to work a lot on that, went on longer rides and yeah. Fare giri più lunghi e cercare di abituarsi di più a quello che poi è l'enduro in se stesso. We had to get used to not always take the chairlift. Esatto, bisogna abituarsi a non prendere sempre gli impianti di risalita. Don't think so. I think mostly the trails are rideable for everyone. The difference is to ride it in a higher speed. Sì, va bene, velo più veloce. Quindi dici che non ci sono. Can you repeat? Because I was looking your feet and I was imagine me with that those feet. Mi sono un po' perso. You like feet? Yeah, dirty feet. Yeah, dirty feet. Then four like this. Minchia Matteo. È dura. Quindi, please, caro. La vita è dura. I think at most of the races the level is quite good, but partly they miss out on track building a bit and it becomes too loose and a bit scary. Once you're on a high speed, it's quite dangerous, and yeah, that could be a little bit of improvement, I think. In sostanza dice che i sentieri a volte non sono tracciati così bene, il terreno cambia molto e in alcuni punti può essere pericoloso, quindi se è pericoloso per dei pro lo è ancora di più per la gente del popolo, ok? Enduro is not for lame downhillers. For the how do you say that? Like for the retired for or the retired. The retired. Ah, okay. okay. Because all the people says that and now enduro. Lots of them say that if they did not try it out by themselves. Certo. Bella questa cosa. Dicono all'unisono dicono che l'enduro non è la disciplina per i downhiller in pensione, assolutamente. Chi dice questo prima dovrebbe provarlo. Quindi bravissime ragazze, perfetto. No, I don't think so. I think you need to have a good balance between physical strength and downhill skills. Quindi un mix di forza per fare downhill e di endurance, ok? Vuoi aggiungere, do you want to say something more? No. Perfetto. Ma una question ce l'ho io per voi. Spicy question. So, in this world, there's no girls. No girls. Yeah. So, do you like to be eye-catching for all the men, hungry men around the circuit? No. You liar.
You're a liar. Oh. And you? Do you like to be a nice girl that everybody look at you or you go? I mean, it's comfortable actually. Ah, lo vedi, lo vedi. It's more than comfortable. You like that? To be, imagine if enduro would be full of girls, nobody look at you because. I think or, that it would be more competition if there were more girls. So. It would be great to have more girls on that sport. So you will clean your feet? I would clean my feet as well. Perfetto, dicono che gli ho fatto la domanda e essendo uno sport principalmente frequentato da uomini, se gli fa piacere avere tutti gli occhi addosso, lei prima mi ha detto di no, poi lei mi ha detto certo che ci fa piacere, però ha detto che ci piacerebbe anche avere più ragazze in questo sport perché ci sarebbe più competizione nel sesso femminile. So the interview is finished, I have to kiss your feet, one dammi, perfetto, l'intervista è finita.